Amorra fermati per estorsioni affiliati al clan Mozza. Contrabbando petroliferi, le fiamme gialle arrestano 4 persone. Evasione fiscale per 11 milioni, la Guardia di Finanza sequestra ville a un commercialista. Esce Guaiò, l'album di Mr. Hyde, show alla Feltrinelli. Calcio domani, lo Swansea al San Paolo, Benitez, Napoli vince. Bentrovati con l'informazione di TV Luna Napoli, in primo piano la cronaca. La DIA ha provveduto ad arrestare 4 affiliati del clan Mozza di Afragola, accusati di estorsione ai danni di un imprenditore. In apertura Matilde Andolfo. Il centro operativo DIA di Napoli sta completando l'esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla DDA nei confronti di appartenenti al clan Mozza, operante in Afragola e in zone limitrofe, tutte ritenute responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore che si era aggiudicato un appalto nel comune di Afragola. Uno dei fermati è considerato tra gli attuali elementi di spicco dell'organizzazione criminale operante nell'Interland. Il fermo si è reso indispensabile anche per tutelare l'incolumità dell'imprenditore. 4 i fermati, il 27enne Giovanni Del Prete, il 57enne Leopoldo Tremante, il 29enne Antonio Del Prete e il 42enne Giovanni Castiello, ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati, avvalendosi della forza intimidatoria del clan camorristico di appartenenza, hanno imposto in varie occasioni il pagamento di una tangente a un imprenditore che si era aggiudicato vari appalti. L'attività è stata svolta in 2 distinte fasi. La prima ha riguardato l'esecuzione del fermo di Giovanni Del Prete e Leopoldo Tremante. Come accertato nel corso delle indagini, Del Prete gestiva la trattativa con la vittima e ritirava il denaro, mentre Tremante svolgeva un ruolo di intermediario. La vicenda è emersa nel corso di intercettazioni telefoniche che avevano consentito sia di identificare compiutamente alcune delle persone coinvolte nella vicenda. La DIA ha proceduto altresì all'escussione della vittima, che inizialmente per il timore di ritorsioni negava di aver subito richieste estorsive, ma a seguito della contestazione di alcune conversazioni telefoniche estremamente eloquenti, finiva col confermare di essere stata vittima di estorsione. Secondo le indagini, l'imprenditore aveva avuto i primi contatti con quelli che definiva i camorristi di Afragola nel 2011, quando, dopo che i suoi operai avevano subito minacce su un cantiere attivo all'epoca, aveva incontrato un uomo qualificatosi come il capo della camorra locale, il quale gli aveva chiesto per tutti i lavori che effettuava in zona una tangente forfettaria di 4.000 euro all'anno, da corrispondere in 2 tranche. Le richieste estorsive erano continuate negli anni successivi e avevano visto la partecipazione anche di altre persone, in un primo momento non compiutamente individuate. Per tale motivo la DDA ha emesso, oltre al decreto di fermo, anche il decreto di perquisizione nei confronti di Antonio Del Prete, fratello di Giovanni, e Giovanni Castiello, ritenuto uno degli attuali elementi di spicco dell'organizzazione criminale. Il corpo senza vita di un sub di 38 anni è stato recuperato nella zona di Villa Inglesi a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'uomo Paolo Somma, ferroviere, si era immerso ieri sera attorno alle 20 insieme ad un amico, ma non era riemerso. Ancora cronaca, altra operazione delle fiamme gialle contro il contrabbando di gasolio, 28 le tonnellate sequestrate. Vediamo il servizio. Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, all'esito di un'operazione di servizio svolta durante lo scorso weekend a contrasto del contrabbando di idrocarburi, hanno arrestato in flagranza di reato 4 persone, 3 italiane ed un cittadino di nazionalità polacca, per i delitti di associazione per delinquere e contrabbando di prodotti petroliferi. Sequestrate 23 tonnellate di olio a base di petrolio provenienti dalla Polonia. Nella circostanza sono stati sequestrati autoarticolati, automezzo e attrezzature di miscelazione, utilizzati dal sodalizio criminale per la propria attività illecita, nonché documentazione di interesse investigativo e denaro contante. Un altro uomo è stato denunciato a piede libero per concorso in contrabbando di prodotti petroliferi, la cui azienda è stata sottoposta a suggellamento fiscale. Ladri hanno fatto irruzione la scorsa notte nel centro distribuzione postale di Corso Meridionale a Napoli. Un noto commercialista di Nola è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per mancata dichiarazione al fisco, nascosti ben 11 milioni di euro. Ancora Matilde Andolfo.
Nel quadro della costante attività esercitata dalla Guardia di Finanza a contrasto dell'evasione fiscale, finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di una complessa e articolata attività di polizia tributaria e giudiziaria, hanno sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Un patrimonio enorme che comprende anche una villa a Diamante e una in provincia di Napoli, nella disponibilità di un noto commercialista di Nola, responsabile, secondo la Guardia di Finanza, di aver occultato al fisco in 5 anni oltre 11 milioni di euro. A portare i militari della compagnia di Nola sulle tracce del professionista alcune incongruenze tra il tenore di vita sostenuto e le dichiarazioni dei redditi presentate. Dagli accertamenti eseguiti sugli oltre 10 conti correnti riconducibili al commercialista, le fiamme gialle hanno rilevato movimentazioni non giustificate per oltre 5 milioni e mezzo di euro nel 2008 e quasi 4,5 nel 2009, centinaia di versamenti in contanti di somme di denaro poco al di sotto delle soglie minime previste ai fini valutari. Attraverso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola è stato possibile accertare le modalità del reimpiego degli ingenti proventi sottratti a tassazione da parte del citato professionista, denunciato quindi a piede libero per dichiarazione infedele. Dopo un anno di restauro, venerdì prossimo termineranno i lavori della Casa del Cripto Portico a Pompei. Arriva così a termine il primo intervento previsto nel grande progetto Pompei. Tornano nuovamente a protestare i precari bros, sit-in questa mattina in piazza Cenni. Un centinaio di disoccupati del progetto Bros ha effettuato questa mattina un presidio in piazza Cenni a Napoli davanti al Palazzo di Giustizia. Manifestano per le 25 ordinanze cautelari, arresti domiciliari ed obblighi di dimora notificati il 13 febbraio scorso ad altrettanti esponenti dei Bros e di altri movimenti di disoccupati organizzati. Nella settimana scorsa sono stati gli interrogatori, quindi hanno concluso tutte le interrogatorie e sono state sentite le parti in causa. Noi auspichiamo che ci siano comunque delle novità positive, chiediamo assolutamente la liberazione dei compagni e ribadiamo che manifestare non è un crimine, perché noi chiediamo un lavoro in piazza, non abbiamo mai pensato di mettere a repentaglio la sicurezza sia pubblica che quella istituzionale. Aveva trasformato la camera da letto in una serra dove venivano coltivate piante di cannabis. Un insospettabile artigiano di 24 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Battipaglia. Parliamo adesso di impianto di sollevamento dell'acqua, la protesta della FIOM CGL. Ascoltiamo. Giovanni De Stefano della FIOM CGL, qual è appunto la denuncia della FIOM CGL riguardo gli impianti di sollevamento acque? La nostra denuncia è la decima denuncia che facciamo anche dopo l'esposto che abbiamo presentato in procura, alla Procura della Repubblica, perché è impossibile, è un attimo illegittimo. La Regione Campania sta violando la Costituzione, sta violando il diritto dei lavoratori, non rispetta un verbale d'accordo firmato nell'anno 2012 da CGL, CISL e UIL, Gori e Ambito, per far sì che c'era un passaggio di tutti e 400 lavoratori verso il nuovo gestore unico che la Regione Campania è andata a individuare come Gori S.p.A. La Gori S.p.A. ancora oggi usa atteggiamenti poco democratici, poco, non ho parole da definirla per tale che è. Comunque, nonostante il debito che Gori ha nei confronti della Regione Campania, dei 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro accantonati, di più che avevano detto non vi preoccupate, aumentiamo la tariffa idrica nel periodo 2012, hanno aumentato la tariffa idrica per far sì che dovevano assumere i nuovi lavoratori, che già sia precedenti che nuovi assunti, dovevano dire: abbiamo aumentato la tariffa per assumerci lavoratori. Hanno aumentato la tariffa, si sono mangiati questo protocollo d'intesa, hanno avuto i 175 milioni di euro di risparmi, 75 milioni sono stati accantonati per salvare il bilancio della Gori S.p.A. Ad oggi sono arrivate le lettere di licenziamento ai lavoratori. Oggi siamo in presidio sull'impianto di sollevamento acque di Cercola, dove c'è anche la compagnia della Digos, che ancora non ho capito a che cosa serve questa presa di posizione che la polizia sta facendo nei nostri riguardi, prima in quella dei lavoratori e poi per quella nei confronti delle organizzazioni sindacali, perché venerdì, addirittura ieri, dopo aver avuto l'incontro con il dottor Palmieri e con il dottor Pesacani, responsabili del settore acque, sono arrivati a tal punto da dire: noi per i lavoratori non possiamo fare niente, ci dispiace, venerdì devono andare a casa, se fanno resistenza veniamo a fare lo sgombero con le forze dell'ordine.
Cantanti, musicisti, campioni dello sport insieme al Pala Partenope di Napoli il 5 e 6 marzo per il concerto Tutto ha un senso. Lo spettacolo è nato per raccogliere fondi per aiutare Fabio Graziano, il poliziotto 32enne del commissariato San Ferdinando in coma in seguito a un incidente stradale. Oggi a Piazza Municipio la protesta degli stomizzati campani. Dal 1 gennaio 2014 circa 15.000 stomizzati campani in virtù degli esiti della gara indetta dalla Soresa hanno visto drasticamente cambiate le loro abitudini e compromesse le proprie esigenze. Il paziente stomizzato infatti è colui il quale ha subito un intervento chirurgico o per una neoplasia o a causa di un evento traumatico a seguito del quale si vede costretto all'applicazione di sacche per il normale deflusso delle feci. Negli anni precedenti il paziente stomizzato poteva ritirare comodamente nella farmacia sotto casa le sacche da lui individuate oppure riceverle a domicilio secondo il principio della libera scelta sancito tra l'altro da una legge regionale del 2006. Adesso invece sono costretti a recarsi agli uffici dell'ASL ed adeguarsi alla sacca più economica così come sancito dalla gara Soresa. La regione investe i soldi, poi c'è chi non finalizza al meglio questi soldi garantendo la qualità di vita degli stomizzati, i quali sono dei pazienti che convivono H24 con la patologia e hanno imparato negli anni, grazie ai investimenti delle strutture ospedaliere, dei medici di base, dei chirurghi che li hanno sottoposti a intervento, quindi si vanificano una serie di investimenti di tipo culturale ma anche economico senza ottenere nessun risultato. Fino a poco tempo fa la persona stomizzata e incontinente poteva scegliere il proprio salvavita, cioè il salvavita vuol dire quel presidio medico che permette di vivere la vita diciamo in una maniera tranquilla e sicura. E parliamo di presidi che vengono applicati sull'addome, dove in questo presidio va a defluire o le feci o le urine. Invece adesso con questo accordo quadro che ha stabilito la Regione Campania tramite la Soresa, si parla di una spending review per ridurre i costi, invece assolutamente si è visto che già adesso in pochi mesi non si stanno proprio assolutamente risparmiando di questi costi, crea soltanto problemi agli stomizzati e agli incontinenti. A fronte di un prestito di 35.000 euro contratto nel 2009 gli era stato imposto di versarne ben 130.000. È accaduto a Qualiano dove i carabinieri hanno arrestato un 55enne già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di usura e tentata estorsione. Convegno ieri all'ordine dei dottori commercialisti in materia dei tributi locali. Convegno all'ordine dei commercialisti sulle novità in materia di tributi locali. Il presidente Vincenzo Moretta ha affermato al nuovo governo Renzi chiediamo informazioni più chiare e tempestive su quella che è l'organizzazione dei tributi locali. La confusione generata dall'esecutivo nei mesi scorsi è stata terribile per i commercialisti, ha dichiarato, che hanno dovuto spiegare ai loro clienti come avveniva la trasformazione dell'IMU e della TARES. Una grande confusione che ha peggiorato una situazione già critica per un tema di grande sensibilità che interessa a tutti i cittadini. Oggi siamo qui all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli con un seminario specifico su quella che è la ulteriore rivisitazione fatta dalla legge di stabilità 2014 sulla tassazione immobiliare. In particolare stiamo affrontando la problematica e cercando di sviscerare i primi punti di criticità legati alla IUC, questo acronimo che comprende la parte patrimoniale dell'imposta che è l'IMU senza più la tassazione sulla prima abitazione, la TARI che va a sostituire la TARES in ambito di applicazione del servizio rifiuti e la novità vera è la TASI, questa tassa sui servizi indivisibili che va a coprire i costi dei servizi indivisibili dei comuni che dovrebbe sostanzialmente far sopperire agli stessi comuni le migliori entrate che gli ricadranno dall'abolizione dell'abitazione prima casa. L'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, invita le istituzioni ad un ripensamento della normativa dopo il suicidio del commerciante di Casalnuovo Edoardo De Falco. Grande festa ieri alla Feltrinelli di Piazza Garibaldi per la presentazione del nuovo album dei Mr. Hyde, Guaiò. Guaiò, quindi ma, se non mi fatti una scuola, perché una penna ci racchiude una pistola, si garantella non ti salva le canzone.
Alla Feltrinelli della stazione centrale di Piazza Garibaldi è stato presentato Guaiò, il nuovo album dei Mr. Ride, produzione 10 Records. L'evento è stato moderato dal giornalista e conduttore Lorenzo Crea, organizzato dalla Suono Libera Music. Il duo, composto da Ludo Brusco e Rudy Brasiello, ha proposto nel prestigioso spazio il suo ultimo lavoro, trainato dall'omonimo singolo scritto a quattro mani con Bruno Lanza. Il videoclip della canzone, volutamente contro il sistema della camorra, è stato diretto da Massimiliano Gallo, con la partecipazione degli attori Gianluca Di Gennaro, Carmine Recano, Ciro Esposito, Salvatore Orlando e il giovanissimo Cristian Gallo. Sì, volevamo lanciare un messaggio positivo e credo che ci siamo riusciti sia attraverso la musica che attraverso le immagini, e questo è quello che volevamo fare. Ultimamente ce ne sono stati tanti di messaggi positivi, alcuni esempi: c'è stato Gianluca Di Gennaro, protagonista dell'Oro di Scampia, che ci ha dimostrato come uno scugnizzo può diventare addirittura un campione a livello mondiale. Stessa cosa è stata fatta in Italia con Rocco Hunt, e noi nel nostro piccolo proviamo a fare lo stesso. A Napoli, che come appunto diceva Bruno, cioè vuole risorgere da delle macerie in cui è caduta, che spera e tenta ogni giorno, ecco, di risollevarsi, insomma. Diciamo, è un grido contro la camorra e contro, tra virgolette, anche le istituzioni, no? I Mr. Hyde per questo progetto hanno realizzato una tracklist di 14 brani, riletture in chiave moderna di successi del recente passato, arricchiti da 3 inediti. Un caleidoscopio di emozioni attraverso l'incertezza con Nino D'Angelo, che stasera con Monica Sarnella, Morì con Pietro a Montecorvino, e Tu davanti a me con Erminio Sinni, Non voglio perderti con Gianluca Capozzi, L'ultimo giorno di sole con Luca Sepe, una versione inedita di Fammi riprovare con Gigi Finizio. Bonus track del disco è Addosso a Chiù, poesia scritta da Alessandro Siani, musicata dal duo partenopeo, interpretata da Massimiliano Gallo. L'artista spesso sostituisce il politico, l'istituzione, cioè riesce a arrivare nelle coscienze più di quello che dovrebbe fare lo Stato. Purtroppo sì, ma forse anche la funzione dell'artista, nel senso, avendo una sensibilità particolare, forse delle cose le vede con un occhio particolare, le propone con un occhio particolare, e con quella sensibilità forse arriva in maniera più potente di tanti discorsi. Sventato a Napoli un altro colpo della banda del Buco. Gli agenti della squadra sommozzatori della Questura di Napoli hanno scoperto un foro praticato al di sotto di un'agenzia della Banca Popolare di Novara in Viale Augusto a Fuori Grotta. Ed eccoci ora alla nostra rubrica Fischi Applausi. Vediamo chi si è contraddistinto in negativo ed in positivo oggi 26 febbraio. A Severino Nappi, assessore regionale al lavoro. Continua la crisi nera dei lavoratori dei McDonald's, 33 lavoratori licenziati e nessuno spiraglio per il futuro. L'avvertenza si inasprisce anche per le mancate risposte istituzionali. Applausi a Stefano Caldoro, governatore della Campania. 8 miliardi di investimenti per migliorare la mobilità regionale, accrescere la sicurezza nei trasporti, dare un significativo impulso al turismo. Sono le azioni avviate dalla Giunta. La politica, convalida del ruolo di consigliere regionale e immediata contestazione di incompatibilità. Il Consiglio regionale della Campania ha contestato con 34 voti favorevoli l'incompatibilità di Giuseppe Saiocco, sindaco di Aversa nel Casertano e consigliere regionale del Nuovo Centrodestra. Presentate a Palazzo San Giacomo le iniziative per l'8 marzo, la festa della donna. Zero mimose, per non banalizzare l'8 marzo né ridurre la festa delle donne a mero consumismo. Zero mimose per ritrovare il vero significato della ricorrenza e venir fuori dalla querel festeggio non festeggio. Un simbolico 8 marzo che va oltre il consumismo e l'acquisto dei fiori, e la proposta lanciata dall'assessorato ai giovani del Comune di Napoli, che ha presentato nella sala giunta di Palazzo San Giacomo le iniziative messe in campo. In sala è stato proiettato il documentario 8 marzo, una storia lunga un secolo, di Tilde Capomazza e
Marisa Ombra. L'8 marzo non è soltanto una mimosa che deve essere regalata. Oggi eravamo con tantissimi ragazzi proprio per raccontare gli Woman Day di Chicago, raccontare il carburante delle donne che è stato lo sviluppo delle democrazie del nostro paese e raccontare che Napoli decide proprio di provocare in questo modo. Zero Mimose sarà un grande appuntamento in Piazza del Plebiscito che passerà anche attraverso un flash mob con le scuole e poi sarà un momento dove noi punteremo l'attenzione sulla violenza che viene fatta sulle donne. Non ci sono sostanze pericolose nella fumagine che nei mesi scorsi era stata notata su foglie, strada e oggetti lasciati all'aperto in alcune località di Acerra in provincia di Napoli, è quanto ha comunicato l'ARPAC. Accade oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Febbraio 1993. Una bomba esplode nel garage del World Trade Center di New York, uccide 6 persone e ne ferisce un migliaio. PEA ha pagato gli scarsi risultati e il clima di sfiducia, così la Juve Stabia spiega i motivi dell'esonero dell'allenatore. E infine la pallanuoto, seconda vittoria consecutiva per la Del Boa Aquavion che sabato scenderà in acqua alla Scandone di Napoli per affrontare la Roma 2007. Gianluca Leo. Torna lo sponsor Del Bo, torna il sorriso in casa Aquavion con la seconda vittoria consecutiva in campionato contro l'ex capolista Basilicata Nuoto. La formazione di Bencivenga, che ha superato i Lucani col punteggio di 8-4, aggancia la seconda piazza della regular season condivisa con la Rarinantes Napoli e lancia la sfida alle due capoliste Pescara e Roma 2007, distanti un solo punto. La Del Bo Aquavion comincia ad ingranare la marcia corretta ed a trovare la giusta amalgama dopo le due sconfitte d'inizio stagione. D'altronde la squadra allestita dal presidente Coda, che vanta esperti giocatori di categoria superiore, si conosce da qualche mese dopo una faraonica campagna acquisti condita dagli arrivi del portiere Ragusa, degli attaccanti Riccitiello, Barberisi e Montesano e dei difensori Mattiello e Petrucci. Del Bo letteralmente trascinata in queste ultime uscite proprio dal classe 89 Gianmaria Montesano, attaccante ex Acquachiara prelevato quest'anno dal circolo canottieri Napoli. Il numero 8 dell'Aquavion con le sue reti sta facendo la differenza, confermandosi una vera e propria bocca da fuoco per il gruppo grigio-verde. A parlare della vittoria col Basilicata Nuoto è Vincenzo Sciuba, mancino della Del Bo, ospite ieri nella trasmissione Controfuga. Forse la nostra miglior prestazione, nel senso che la partita si è svolta a grandissima intensità per tutti e quattro i tempi e alla fine siamo riusciti ad avere la meglio soltanto verso la fine del terzo, forse inizio quarto tempo. Siamo in una fase di crescita, secondo me non abbiamo cominciato al meglio il campionato rispetto alle aspettative, però pian piano stiamo migliorando, siamo in crescita e non in discesa. Primo oro per la Del Bo Aquavion nel nuoto. La 16enne Deborah Davino ha conquistato la medaglia nei 200 metri delfino chiudendo con il tempo di 2 minuti e 34 secondi. Bene, questa era la nostra ultima notizia, ma per ulteriori aggiornamenti e video vi ricordo il nostro sito internet www.lunaset.it e il nostro profilo Facebook Campania Lunaset. Per seguire i nostri programmi basta scaricare su smartphone e tablet l'applicazione Lunaset Go. L'informazione del TG Luna Napoli ritorna puntuale come sempre domani alle ore 13.55. Io vi lascio ora le previsioni meteo, grazie per l'attenzione. Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Vediamo subito che tempo ci aspetta nella giornata di giovedì e vi preannuncio che sarà una giornata particolarmente turbolenta su buona parte della penisola. Come vedete infatti alle mie spalle, piogge e rovesci bagneranno buona parte del centro-sud ma anche il nord-est, Isola Felice al nord-ovest, che favorirà di un temporaneo miglioramento. Andiamo a vedere ora le temperature partendo dai valori minimi, che non subiranno sostanziali variazioni e saranno in lieve aumento soprattutto al centro-sud. Per quanto invece riguarda i massimi, ci attendiamo un lieve calo sempre al centro-sud, sebbene su valori ampiamente superiori alle medie del periodo, stabile il lieve aumento al nord ed in particolare sui settori occidentali. Andiamo a vedere ora il dettaglio previsionale partendo dal nord Italia, con una giornata tipicamente instabile sul nord-est, dove avremo ancora delle piogge e dei rovesci sparsi con nevicate sulle Alpi anche oltre i 700.000 metri. Temporaneo invece miglioramento al nord-ovest con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Andiamo ora al centro, che invece vedrà il tempo più instabile un po' su tutte le regioni, con piogge e rovesci
diffusi, localmente anche a sfondo temporalesco e nevicate sull'Appennino mediamente oltre 1000-1400 metri. Spostiamoci infine alle regioni meridionali, anche qui penalizzate da frequenti acquazzoni, un po' su tutti i settori, anche se entro il pomeriggio potranno avanzare delle aperture tra Calabria, area ionica e Salento. Tempo invece in graduale miglioramento anche sulla Sardegna, con a più qualche residua pioggia al mattino.